In Italia, il Premier Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno già candidamente ammesso che il Green Pass, studiato come mezzo emergenziale, diventerà presto ordinario, in previsione di una futura pandemia. I mezzi di controllo e gestione utilizzati, quindi, verranno semplicemente messi nel cassetto, pronti ad essere tirati fuori al bisogno. E per molti il bisogno sarà già in autunno, quando ritorneranno a parlare di varianti, aumento dei contagi, restrizioni, mascherine e lascia passare. In quest'ottica l'Europa non è stata da meno, le istituzioni europee, infatti, hanno dimostrato una certa riluttanza ad abbandonare le misure adottate durante la pandemia, la cui esistenza era giustificata unicamente dal sussistere dell'emergenza sanitaria. Cosa è successo quindi nell'ultima votazione della Commissione per le libertà civili? È stata approvata l'estensione del certificato sanitario Covid europeo fino al 30 giugno del 2023, affinché i cittadini non siano privati del loro diritto alla circolazione indipendentemente dall'evoluzione della pandemia. Come puntualizza l'Indipendente, nonostante l'attenuarsi della pandemia abbia portato diversi paesi in Europa a non rinnovare lo stato di emergenza, il Green Pass si profila come uno strumento per il momento destinato a rimanere sul piatto ancora per qualche tempo. La decisione della Commissione è stata presa, si legge sul sito del Parlamento europeo, per garantire che i cittadini dell'Unione europea possano beneficiare del loro diritto alla libera circolazione indipendentemente dall'evoluzione della pandemia Covid-19. La risoluzione è stata approvata con 48 voti a favore, 16 contro e nessun astenuto. Gli eurodeputati hanno sottolineato che gli Stati membri dovrebbero evitare ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del certificato, a meno che non sia assolutamente necessario. Il provvedimento sarà ad ogni modo riesaminato e proporzionato 6 mesi dopo la sua estensione, in quanto l'intento sarebbe quello di abbreviare il periodo di applicazione del regolamento non appena la situazione epidemiologica lo permetterà.